Ma magari ci casca, ma magari se ne va, ma magari, oh, pastore, pastore, dato che metto qui la schermata di OneFootball e se vi va il link per scaricarla in descrizione, raga, ma magari se leva di culo pastore, ora, non è cattiveria, ma addirittura si parla di offerte di lui interessato al River Plate, oh, pastore, allora, facciamo un attimo chiarezza, chi è pastore? Beh, pastore, troppa chiarezza. Meno chiarezza, ma parliamone. Raga, è arrivato a giugno, già fuori rosa, già gioca poco, non gioca mai, sempre rotto. Pastore è questo, ha fatto 14 partite, non è titolare, in queste 14 partite poche volte ha giocato dall'inizio, ha giocato tutta la partita, non è entrato negli schemi di Di Francesco, pare non sia entrato nemmeno in quelli di Ranieri. È un'incognita, è un punto interrogativo. È passato ad essere un giocatore qualitativamente importante per la Roma, tra i più importanti, messo tra quegli acquisti estivi, perché se ne metteva sempre uno per squadra e quindi magari per il Milan mettevano Higuain, per il Napoli mettevano Fabian, per la Roma mettevano Pastore, così come per la Juventus mettevano Cristiano Ronaldo. Sentite che cazzo di squilibrio. E per l'Inter mettevano Raja Nainggolan. Parte tanto tra Nainggolan, Pastore e Higuain, uno peggio di un altro, però vabbè. Che succede? Succede che in Argentina Quintero si è rotto il crociato anteriore. Ovviamente il River Plate cerca un sostituto. Sostituto che può essere Pastore, perché è un giocatore che interessa alla squadra argentina, che sapete che ovviamente ha appena vinto la Libertadores e punta al bis, punta a vincere il campionato, eccetera, eccetera, eccetera. In questo momento pare che Pastore sia la prima scelta, dopo di lui c'è Lanzini, poi Lanzini, spero dica Lanzini o non Lanzini, però avete capito, e poi Lamela. Queste sono le tre scelte. Perché è difficile vedere Pastore alla River Plate? È difficile perché uno percepisce tantissimo, 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 ragazzi, prende veramente tanto ed è uno sforzo economico che il River dovrebbe fare, non so se ha la possibilità di farlo. Il secondo, ragazzi, è per un discorso di plusvalenza. La Roma lo ha pagato 25 milioni di euro, gli ha fatto un contratto a 5 anni, quindi dilazionando il tutto e spalmandolo, ovviamente si fa diciamo, di base. Un 5 milioni di euro l'anno per 5 anni, quindi passato un anno che ti ha fornito delle prestazioni, in questo momento tu lo devi vendere a 20 milioni di euro per non perderci, per non dico fare plusvalenza, anche se lo vendi a 18-19 ci perdi di un paio di milioni, un milioncino, che comunque va in negativo e devi ricucire, quindi è già un problema, però già ci stai perdendo, quindi in questo momento non te li dà nessuno, addirittura l'anno prossimo per Pastore dovrebbero darti più di 15 milioni per non andare sotto, quindi in questo momento servono 20 milioni e io dubito che River Plate, oltre a pagare tutti i soldi che deve pagare per l'ingaggio di Pastore, ti dà anche 20 milioni di euro a te. Praticamente bisognerebbe essere folli e io penso che River folle non sia, sia tutto fuorché folle, quelle cifre probabilmente riesci anche a prendere, non dico la mela, però insomma giù di lì, quindi mi sembra anche abbastanza stupida come scelta perché poi Pastore c'ha 30 anni, quest'anno fa 30 anni. Io sinceramente non so se puntare su Pastore, anche perché abbiamo preso un po' dei trequartisti, un po' dei mezzali, un po' dei mediani. Bisognerebbe capire come vuole muoversi la Roma e quale sarà il mister dell'anno prossimo, se sarà Ranieri o altri. Se c'è Ranieri, ciao Pastore, perché poi giochiamo col 4-4-2 senza trequartisti, quindi ciao Pastore, quindi ciao Joric, quindi ciao un bel po' dei giocatori, tocca a Zaniolo che fine deve fare. Devo capire Pellegrini se può giocare interno di centrocampo, quindi insomma, se giochiamo senza trequartista, il problema c'è. In questo momento Pastore è fuori dagli schemi. Uno, perché giochiamo senza trequartista, e due, ragazzi, perché è inadatto al mondo. Fai dribbling a due all'ora, sembra che non ci abbia voglia, sembra veramente che sia sempre lì lì per implodere. Raga, Pastore al momento non è un giocatore da Roma. Comunque fatemi sapere la vostra, mi raccomando, con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi invito a lasciare un mi piace, cadetevi un dislike, grazie per aver visto questo video, buon ciao alle come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.